ultimo giorno di E3 2014, siamo appena usciti dallo stand Electronic Arts, dove abbiamo potuto assistere ad una breve presentazione dedicata a The Sims 4. Gli sviluppatori si sono voluti concentrare su una di quelle che si è già rivelata come una delle caratteristiche portanti del gameplay, ossia la personalità dei Sims. Se conoscete il gioco, già ricorderete che anche nei precedenti era possibile scegliere i trait, ossia delle caratteristiche caratteriali, per ognuno dei vostri sim. Questo aspetto è stato reso questa volta cruciale per il gameplay. Infatti un sim particolarmente pigro o uno tendente agli attacchi di rabbia avranno una vita completamente influenzata da questi aspetti. Ce ne sono anche molti altri, ad esempio si possono assegnare trait come geek oppure nerd oppure topo di biblioteca e molti altri ancora. Ci è stato mostrato ad esempio come all'interno di una palestra un sim particolarmente tendente alla rabbia sia anche molto abile nel fare pesi e quant'altro proprio per scaricare questa sua rabbia. È soltanto un esempio di come i trait andranno ad influenzare davvero in maniera importante il gameplay, sia per quanto riguarda la vita dei singoli sim, ma anche per quanto riguarda le loro interrelazioni, le loro correlazioni. E quindi tutti questi trait si andranno ad incrociare e anche a cambiare i rapporti tra un sim e l'altro. Ci sono poi stati mostrati i neighborhood, ossia i quartieri della città dove i sim vivono. Ci sono sembrati particolarmente ricchi questa volta di sim, girando per le strade nei panni del nostro sim ne vediamo moltissimi altri in giro e questo sicuramente faciliterà le interazioni sociali. Abbiamo visto anche alcuni interni come ad esempio la palestra, abbiamo visto anche una biblioteca, abbiamo poi visto la nuova funzione che permette di organizzare dei party. C'era già anche nei The Sims precedenti, ma questa volta è stata molto ampliata anche grazie proprio ai trait che rendono il comportamento di ogni sim ai party assolutamente strano e bizzarro. Un'altra particolarità di The Sims 4 sono i personaggi famosi. Gli sviluppatori si sono divertiti ad inserire dei personaggi che fanno parte della cultura comune all'interno del gioco. Abbiamo visto ad esempio Chuck Norris che ha aiutato il nostro sim ad allenarsi in palestra e poi c'è anche il famigerato dittatore coreano Kim Jong-un, al quale piace tantissimo preparare i pancake nel gioco, anche se è un po' imbranato e tende a bruciare sempre tutto.